Ciao compagni di scuola, una volta compreso cos'è il curriculum dello studente e com'è strutturato, facciamo degli esempi pratici con focus sulla terza parte, ossia quella dedicata alle attività extrascolastiche, svolte ad esempio in ambito professionale, culturale, musicale, di cittadinanza attiva, volontariato. Sotto la voce attività professionali potrai inserire eventuali attività svolte di tipo lavorativo durante gli anni scolastici, diverse dalle esperienze PCTO, ad esempio i lavoretti svolti durante la stagione estiva. Sotto la voce attività culturali e artistiche puoi inserire informazioni relative alle eventuali attività artistiche e culturali svolte durante gli anni scolastici, ad esempio gruppo corale, attività musicali, quindi strumenti e quant'altro. Sotto la voce attività sportive puoi inserire le informazioni relative alle attività sportive svolte durante gli anni scolastici, ad esempio partecipazione ad un gruppo sportivo, corso per l'apprendimento ad uno sport o pratica di un'attività sportiva. Sotto la voce attività di cittadinanza attiva e volontariato puoi inserire le informazioni relative alle eventuali attività di volontariato che hai svolto durante questi anni scolastici, ad esempio affiliazione o partecipazione alle attività di enti no profit o svolgimento di attività di volontariato. Nella sezione Altre attività puoi riportare la partecipazione a gare o concorsi, indicandone la tipologia, la disciplina o l'ambito, l'anno scolastico, il titolo e i risultati conseguiti, eventuali pubblicazioni o articoli, indicandone la tipologia, gli eventuali autori, il titolo, la casa editrice, l'anno di pubblicazione e l'eventuale codice indicativo del libro o dell'opera pubblicata. Puoi inoltre inserire le attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla tua scuola, particolarmente significative per il tuo percorso scolastico, ed eventualmente non riportate nella sezione apposita della parte prima del curriculum. Tutto chiaro adesso?